meglio il loro dovere, sono impegnati a lavorare e nello stesso tempo a difendere più che possono l'indipendenza della magistratura nell'interesse dei cittadini, in questi anni anche all'interno della magistratura qualcuno ha cercato i peggiori, qualcuno ha incoraggiato i peggiori e alcuni dei peggiori, che ci sono anche tra noi naturalmente, si sono sentiti in qualche modo autorizzati a lavorare per sé, per il proprio interesse, in qualche modo in modo illecito. Avete visto alcuni esempi tremendi recentemente. È più facile che prosperino queste figure negative quando i migliori sono impegnati dalla mattina alla sera a battersi nell'interesse generale dell'istituzione. Qualcun altro fa i propri affari nell'ombra. Allora, bisogna che parliamo di speranze, tenendo presenti tutte queste difficoltà e queste complessità che si stanno manifestando. Prima che si riduca troppo il numero dei cittadini e dei giudici che sono fermamente convinti di dover fare, di poter fare e di fare senza nessuna paura. Io chiederei ad Armando proprio questo, di dirci, ma di queste riforme, se vuoi, che sono annunciate, c'è qualcuna che va in una direzione accettabile, in una direzione che qualche cosa migliora, oppure veramente dobbiamo essere persuasi che il terreno che resta prima di uno scivolo nell'indietro pesantissimo sia molto poco? Ecco, cioè, che cosa c'è di vero e di falso e che cosa succede veramente se vanno in porto quelle riforme che, guardate, non si sono fermate, perché nonostante quel che è accaduto, nonostante il voto nelle elezioni locali che ha dimostrato un certo cambiamento nella parte dell'opinione pubblica, sono stati presentati ugualmente i disegni di queste famose riforme epocali.